Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare un pochettino di double thumb, perché questo esercizio è contenuto nel mio metodo sul double thumb. In realtà poi, se andiamo a vedere l'esercizio, è il numero 31, non può essere detto prettamente double thumb perché manca il movimento del pollice in su, viene effettuato però quello del pollice in giù. Però andiamo a sviluppare un incastro interessante che poi trasformeremo da terzina a quartina anche con il movimento in su, quindi andiamo ad apprendere una tecnica e meccanizzarla per poi portarla a un livello superiore più avanti. Per fare questo esercizio ho inserito due esercizi di introduzione per arrivare a questa tecnica. Allora, nel primo lavoriamo solo sulla terzina e familiarizziamo con il movimento. Andiamo a prendere con pollice in giù la corda vuoto di là. Ricordo che nel colpo thumb down, quindi pollice in giù, andiamo a colpire la corda e ci fermiamo sulla corda sotto, ok? Rispetto al pollice tradizionale dello slap, dove si colpisce, poi c'è chi lo colpisce in tutti i modi, però normalmente in questo modo qua, nel double thumb il pollice va giù e si appoggia alla corda che c'è sotto, per poi tirare su e andare a fare il movimento up, che però vedremo poi dopo. Quindi prendiamo il La vuoto, andiamo a fare una risposta con la mano sinistra in hammer sulla nota Re, quindi 1-2, 1-2. Il terzo movimento, ricaricando, tirando su il pollice, andiamo a strappare e fare un Re acuto, 1-2-3. 2, 3. Andiamo piano piano a meccanizzarlo, a far abituare la mano, quindi a muoversi in questo modo. E come lo facciamo? Spostandola, quindi il primo è sul Re, il secondo è sul Do, Si e Do. Quindi Re, Do, Si, Do. Prendiamo sempre il primo arrivo con l'hammer come riferimento per lo spostamento, perché poi l'ultima nota è sempre la sua ottava, quindi esce fuori. Vuoto, La, Re strappato, vuoto, Do, Do strappato, vuoto, Si, Si strappato, vuoto, Do, Do strappato. Sono tutte terzine. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Così via. Nel secondo esercizio di introduzione andiamo a vedere quel che avverrà poi negli esercizi successivi, e cioè a questa terzina andremo a mettere anche il colpo in su. Adesso vediamo come. Partiamo però con le terzine, quindi come prima ma con altri accordi, sempre La vuoto, qua facciamo il Mi e poi Re e poi di nuovo Mi. Ok, terzo quarto fatto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dopo andiamo qua per fare il nostro 4 e andiamo a vedere questo nuovo movimento. Allora, La vuoto, pollice giù, hammer, Sol, pollice su, strappiamo il Sol e quando veniamo su ci portiamo dietro l'indice e andiamo a strappare il Sol acuto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Molto interessante anche questo movimento, ed è un incastro di quelli che vai a sentire di solito quando si utilizza double thumb. Quindi è difficile anche passare dalla terzina alla quartina, perché io ho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Che non è facilissimo. Nella seconda, questo esercizio introduzione in realtà potrebbe essere benissimo un esercizio a sé stante, perché tra l'altro è anche molto bello. Nella seconda battuta vado a fare sempre Mi e Re in terzine e poi vado a mettere due quartine, invece una che parte da La e una che parte dal Sol, per completare i miei quattro quarti. Quindi ti faccio solo la seconda battuta. Scusa, prima Mi,
3. La, Sol, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e così via. Vale a mettere su tutte e due le battute, poi prenderlo dall'ebook, la partitura con le tab e quant'altro e le varie spiegazioni. Ora possiamo arrivare all'esercizio vero e proprio, che è quello che hai ascoltato all'inizio. Non metteremo ancora in pratica questo colpo in su, però sarà tutto fatto da terzine. Quindi partiamo facendo due volte la, quindi qua ci spostiamo andando sul set corda di mi e corda di re. Prima eravamo sul set corda di la e corda di sol, qua è un po' più difficile perché siamo nelle corde interne per lo strappato. Andiamo a fare due volte la, si, do, si, quindi andata e ritorno, un po' simile a quello che avevamo visto prima, re, do, si, do, qua è la, si, do, si. Nella seconda parte, quindi battuta 3 e 4, andiamo a ripetere inizialmente la due volte, si due volte, do due volte, e qua succede qualcosa di diverso, cioè spostiamo sulla corda la e re. Però arrivando sul re poi non vado a strappare il re in questo modo, re e mi con la sua ottava, ma vado a fare una sorta di, poi armonicamente possiamo chiamare rivolto, perché io vado a mettere re e prendere la nota si. Potrebbe essere visto come un accordo di sol con il re al basso, quindi infatti io armonicamente lì ci ho messo sotto un sol maggiore, anche se la nota sol non viene suonata, anzi viene tra l'altro suonata anche una nota la vuoto, che per lo più è comunque una nota da avvicinamento armonicamente, non viene conteggiata, potrebbe essere un sol con ad 9 oppure 2 con la seconda, però armonicamente non lo conteggio questo la, perché viene solo come introduzione alla nota re, che è più importante. Sul mi vado a mettere la nota acuta, il do. In questo caso vado a creare senza tonica, anche qua ipotetico do, do mi, cioè no, la tonica la metto, scusami, in questo caso metto la terza maggiore che è il mi e la tonica all'acuto, quindi vado a fare un accordo di do maggiore, infatti lì viene siglato come do maggiore. Però a parte l'armonia, tecnicamente andiamo a vedere che suoniamo. Devo approcciare alla nota di thumb con un dito diverso, quindi con il medio, perché poi strappo con l'indice, 1, 2, 3, sul mi vado con l'anulare, 1, 2, 3, anulare, e poi vado a strappare con il do. Quindi se sono abituato, come facevamo prima, andare sempre con l'indice sulla nostra nota di base del thumb, in questo caso per questi ultimi due accordi vado invece a diteggiarlo diversamente. Creando comunque un effetto un po' inaspettato, un po' diverso dalla solita ottava. Chiaramente anche qua fallo molto molto lento. Prima va. Secondo giro. Poi piano piano, adesso forse era già fin troppo veloce, fallo ancora più lento, deve essere una partire lento, meccanizzare il gesto come ho già detto in altre occasioni, e poi portarlo su, vedrai che la mano pian piano inizierà ad andare da sola. Io ti ringrazio per aver seguito questo video, dai un'occhiata ai miei metodi, questo sul double thumb in particolare. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video, ciao Carlo. Thank you.